Climate Now, in collaborazione con Copernicus. Benvenuti a Climate Now, il nostro aggiornamento mensile su ciò che sta realmente accadendo al nostro pianeta. Nel nostro reportage andremo alle Isole Canarie per indagare sull'impatto che i vulcani hanno sul nostro clima. I vulcani si fermano, ma noi no, noi emettiamo ogni anno, ogni mese, ogni giorno. Cominciamo con gli ultimissimi dati del mese scorso del Copernicus Climate Change Service. Su scala globale, dicembre 2021 è stato di 0,3 gradi Celsius sopra la media 1991-2020, diventando così il sesto dicembre più caldo mai registrato. Qui in Europa c'è stato un contrasto sorprendente nelle temperature. Potete vedere su questo grafico come l'Europa occidentale e meridionale nel mese scorso siano state molto più calde della media, tanto che a Bala, nel nord del Galles, a Capodanno si è raggiunto il record di 16,5 gradi. Ma in Scandinavia, nel Baltico e nella Russia settentrionale ha fatto più freddo del solito. La Svezia ha avuto il suo primo dicembre più freddo della media dal 2012 ad oggi. Con il 2021 ormai alle spalle, possiamo svelare con questo grafico come l'anno scorso si inserisca nella tendenza generale al riscaldamento dal 1970 ad oggi. Il 2021 è stato uno dei 7 anni più caldi, ma è stato più fresco degli ultimi anni. Passiamo ora al nostro servizio sull'impatto dei vulcani sul nostro clima. Ci chiediamo, i gas lanciati da queste montagne di fuoco hanno un impatto a lungo termine sulla nostra atmosfera? Così il mese scorso, con l'eruzione del vulcano di La Palma in corso, siamo partiti per le Isole Canarie per investigare. Questa strada di campagna al limite della zona di sicurezza intorno al vulcano La Palma è il punto di osservazione perfetto per le vulcanologhe Anna Pardo Cofrades e Katherine Ayer. Misurano le quantità di anidride solforosa, anidride carbonica e altri gas emessi dall'inizio dell'eruzione, a settembre. Abbiamo le bocchette più basse che stanno solo degassando, quindi i pennacchi bianchi qui sono principalmente vapore. Il gas proviene dal magma, quindi finché c'è magma là sotto c'è emissione di gas. I gas emessi dal vulcano sono stati un problema minore per gli abitanti di La Palma rispetto alla lava e alla cenere. 3.000 edifici sono stati distrutti dalle colate di lava e la cenere è finita ovunque. Così possiamo avere danni strutturali agli edifici, possono subire danni anche ai sottosistemi elettrici, la cenere carica. Abbiamo anche piogge acide, così abbiamo avuto problemi con la caduta di cenere e la pioggia che ha colpito le piantagioni di banane. La pioggia acida è causata dall'anidride solforosa, un gas altamente reattivo emesso dal vulcano. Questa animazione mostra come si è diffusa ben oltre La Palma durante l'eruzione. L'SO2 può ridurre la qualità dell'aria e forma minuscole particelle che possono avere un effetto cooling, di raffreddamento a breve termine, sul clima. Ma che dire dell'anidride carbonica del vulcano? Quanto è significativa l'emissione di gas serra dalla palma? Sull'isola di Tenerife, la ricercatrice Omaira Garcia ha notato un picco di CO2 durante l'eruzione. Sono aumentate in modo significativo le concentrazioni di anidride carbonica, ma va sottolineato che è stato localizzato in un periodo molto breve. Al suo picco il vulcano emetteva fino a 3.000 tonnellate di CO2 al giorno. Può sembrare molto, ma in confronto alle emissioni umane è una quantità minuscola. Paragoniamo questo valore, per esempio, con le emissioni che produce il trasporto aereo, 330 milioni di tonnellate al giorno. Le emissioni di un vulcano come quello di La Palma corrispondono a una parte minima del settore aeronautico, un valore trascurabile. Infatti la CO2 emessa da tutti i vulcani del mondo messi insieme è meno dell'1% delle emissioni dell'uomo. I vulcani esistono da più tempo di noi. Il cambiamento non è iniziato fino alla rivoluzione industriale e non credo che possiamo incolpare i vulcani per questo cambiamento climatico. È tutto per oggi. Potete scoprire di più sul cambiamento climatico sul nostro sito web euronews.com/climatenow. Ci vediamo presto! Climate Now, in collaborazione con Copernicus.